What's up guys, quel vostro Naked che vi parla ragazzi. Siamo tornati con un nuovo video, signori, oggi per raccontarvi di due armi che sono presenti nel pass battaglia e chiunque appunto ha il pass completo può sbloccare. Ero molto interessato a queste armi, ma raga, fin da subito, perché appena ero uscito il pass avevo fatto una carrellata di tutte le armi presenti e queste due, raga, erano quelle che mi avevano lasciato un po' più incuriosito, se possiamo dire così. Quindi oggi parleremo prima dello spazzasabbia, ovvero una K47 dalle forme un po' anomale, ma molto interessante, che si sblocca a livello 71 del pass battaglia. E l'Uzi, signori, con questo colore quasi oro, perché non è proprio oro, è un misto tra oro e rame particolare. Infatti si chiama tutto ciò che luccica, non è oro, che si sblocca, ragazzi, a livello 95 del pass. Allora, raga, partiamo innanzitutto dalla cappone. Allora, io vi dico, adesso la proverò un po' in multi e la lascio così, perché così la voglio proprio provare così in purezza, perché mi sembra anche molto molto interessante da provare così. Per quanto riguarda invece l'Uzi, l'esperienza mi ha insegnato una cosa molto importante su quest'arma. Innanzitutto il laser da 5 lascia un po' il tempo che trova, dato che sei praticamente quasi sempre visibile e non ha tutta questa utilità. La cosa molto importante, raga, su quest'arma, che avevo già fatto un video a riguardo, è inserire i colpi da 32 maggiorati, perché quest'arma senza questi colpi, ragazzi, non vi regalerà mai nessun tipo di soddisfazione. Allora, fatto questa premessa, vado a provarle e vediamo un po' cosa salta fuori. Ok, raga, passiamo alla cappone. Allora, l'entrata in modalità mirino, sì, ci può stare, raga. Non è velocissima, ma chiaramente me lo aspettavo, raga, perché vabbè. Era orco 2. C'è un altro. Ok. No, un altro. È un'arma con una canna molto lunga, che però compensa questo problema avendo il calcio rimosso. Allora, devo dire che è molto bella da utilizzare. È molto bella, raga. Devo dirvi anche che è anche molto stabile. Sì, sì, raga. Sì, sì, questo lo devo proprio dire. Senza ombra di dubbio, ragazzi. Senza ombra di dubbio. Sì, 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 raga. Cioè, e questa cosa mi lascia un po' stupito, perché il calcio rimosso da... Oh, madonna, ma pure qua è lanciarazzi. Dicevo, raga, mi lascia un po' stupito perché, come ben sapete, accessoriando il calcio rimosso, ovviamente dà un boost esagerato di velocità all'arma, ma al contempo dovrebbe scompensare di brutto, e dico anche di brutto, il rincuro dell'arma. Orco 2! Mi piace parecchio quest'arma, Cioè, comunque sia, è un buon compromesso, perché non è né veloce né lenta, ma non spara, cioè non fa fatica né a sparare da vicino né a sparare da lontano. Quindi, cioè, in realtà la si può usare in più modi, cioè anche quello che, diciamo, mi gusta, perché hanno più o meno equilibrato alcuni difetti. Tipo, io non riesco a scavalcare questo cosino. Ce l'ho fatta, meno male, sono felice. Quindi qua, raga, ci siamo. Ovviamente, raga, io ve la provo così in multi, poi facciamo qualche considerazione per quanto riguarda Warzone, perché per Warzone un paio di modifiche ce l'ho già in mente, raga. Da lontano spara, perché spara bene, e questo ci piace. Quindi sì, raga, tre colpi vanno giù. Quindi AK, raga, tutto il mio pieno supporto. Adesso, raga, vorrei passare all'Uzi. Allora, l'entrata in modalità mirino è super super rapida. Allora, raga, per l'Uzi dovevo aprire una bella parentesi, bella grossa, dentro tante tante parole. Ovvero che a primo impatto l'Uzi è una di quelle armi che dite: oh madonna,
che schifiez. Poi dopo, livellandola, trovando gli accessori giusti, si riesce anche ad apprezzarla come arma. Chiaramente, raga, configurata così, no? Come ce la dà il bundle, i gunfight devono essere molti, molto vicini. Oltre al fatto che il problema dell'Uzi, soprattutto col calcio rimosso, è questo, raga. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Lo vedete il puntino, raga? Guardate bene il puntino. Cioè, praticamente ogni proiettile che si spara non si sa mai dove è riposizionato per far partire il colpo dopo. E questo è un problema, raga. Perché, ok, se uno è vicino, problemi non ce ne sono. Ma se già un nemico è in una distanza da qua a lì, potete ben capire che questo può essere un grave problema. Difatti qua, raga, secondo me ci vanno un paio di ritocchi ancora per renderla godibile. Cioè, finché sono così, raga, li prendete e gli fate male, soprattutto con i proiettili da 32. Ma se già sono a una distanza un pochino più elevata, tipo quella, già, come potete vedere, la fatica ci sta, perché il mirino trema che Dio la manda. Vabbè, raga, da vicino così, avete appena visto, in testa crepano a tempi record. Qua in realtà, raga, bisogna un po' compensare questo tremore, cioè ovvero il controllo dell'arma, perché orco zizzo, guarda, vi faccio vedere. Vabbè, qua l'ho fatto. Ok, pensavo di non riuscire a farlo, però perché comunque so usare quest'arma, raga, so un po' come si rincula. La uso spesso in Warzone, perché come sapete adesso è presente. Però, raga, vi posso assicurare che non è per niente facile da utilizzare così come è settata, eh. Facciamo un bel rush, vediamo. Ok. Cioè, raga, se dovete rushare va bene, però vedete, in spazi ristretti così, ok, cioè, è un'arma 10+. Se già gli spazi diventano un po' più ampi, it's a problem. Osa! Osa, no, io ho fatto la finale! Corri naked! Corri naked! Oddio, che faticaccia! Oh mio Dio! Ok, no! Ok, raga, allora, ripetiamole un po' in mano. Allora, partiamo dallo spazio sabile, AK-47. Allora, se dovete utilizzarlo in multiplayer, così come configurato, può andare benissimo. Anzi, molto divertente, perché ha un equilibrio abbastanza preciso tra quanto riguarda velocità e distanza, e non è difficile da usare. Facciamo un discorso invece per Warzone per quanto riguarda l'AK, questo tipo di AK. Allora, innanzitutto toglierei il freno di bocca, perché per Warzone sì e no, non è un accessorio che non interessa. Quindi sostituiamo la volata con un accessorio che, vi ripeto in tutti i video quanto sia importante, ovvero le munizioni, tante munizioni da poter sparare in modo tranquillo. Quindi caricatore da munizioni, e qua, raga, dobbiamo fare una scelta un po' drastica, ovvero togliere il calcio rimosso. Io andrei, raga, su un tubolare, perché il tubolare non cambia poco di velocità, cioè rimane abbastanza veloce, però rispetto al cortoraggio FSS e l'ultra leggero non cambia niente per quanto riguarda il controllo, però ci dà comunque più maneggevolezza. Quindi facciamo questa substitutions. Secondo me, ragazzi, così per Warzone è un bijou, raga. È abbastanza veloce, chiaramente abbinato a un cecchino, intendo, eh. Quindi non per forza una mitraglietta o ha un'altra arma veloce da poter portare, perché comunque sia anche nei gunfight ravvicinati avrà il suo perché quest'arma. Quindi così, raga, secondo me è bilanciatissima, e ve lo posso assicurare. Raga, invece, per quanto riguarda l'Uzi, allora, facciamo due considerazioni. Allora, prima di tutto bisogna compensare quel tremolio bruttissimo che ha l'arma. Togliamo il dispositivo di irruzione, teniamo un attimo lì. Dal calcio rimosso, raga, io vi dico calcio ultraleggero, in modo tale da riequilibrare un po' l'arma
e renderla stabile, che è quello che ci interessa di più. Infatti togliamo la volata e la sostituiamo con un bel calcio anteriore da ranger. Ok, così raga, per multiplayer vi parlo. Allora, così come la vedete, se volete usarla in multi va benissimo, è precisa, molto veloce lo stesso, raga. Vi garantisco che non avete problemi. Per quanto riguarda invece Warzone, facciamo solo una sostituzione, che è, raga, mettere un accessorio importantissimo per quanto riguarda l'Uzi, ovvero questa canna, la FS Carabine Pro. Porterete gittata, raga, gittata, e quindi danno, perché la portata danni verrà ampliata. Questo costo chiaramente di rallentare un po' l'arma, ma è sempre super veloce, quindi raga, a noi ce ne sbatte un po' le balle. E vi dirò anche di più, se volete provarla in multiplayer così, provatela. Io questa cosa la consiglio per quanto riguarda Warzone, perché a Warzone fare tanto danno è importantissimo, proprio perché la vita rispetto al multiplayer è più del doppio, quindi la ciccia che ci vuole. Quindi raga, questo video termina qui. Fatemi sapere, ragazzi, qua sotto nei commenti come appunto vi trovate con questi tipi di settaggi. Noi, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Bella.